Ciao ragazzi e ciao ragazze, in questo video tutorial voglio mostrarvi come fare questo scaldacollo che ho chiamato scaldacollo collana perché rimane comunque una cosa molto elegante, molto femminile, molto particolare soprattutto, che rimane molto grazioso secondo me indossato anche sopra un cappotto nero e quindi diventa un pochino più elegante. Spero che vi piaccia anche questa idea. Ho utilizzato il punto puff e il fiore del tutorial che è appena uscito, e ho fatto anche, che uscirà chiaramente dopo questo video, anche un cappello sempre col punto puff e sempre con questo fiore, proprio per poterli abbinare insieme. Spero che queste idee vi piacciono, poi fatemelo sapere nei commenti, e se doveste rifare il tutorial spero che mi farete vedere le vostre foto, quindi dei vostri scaldacollo collana. Un grosso bacio e al prossimo tutorial. Allora, per fare questo scaldacollo collana ho utilizzato esattamente 65 grammi di questa lana e ho utilizzato l'uncinetto del numero 4,5. Adesso vediamo se riesco a farvelo vedere. Vedete il numero del 4,5 e basta. E poi un ago, quindi 65 grammi, poco più di un gomitolo, ma calcolate che nei 65 grammi c'è anche il fiore, quindi per chi non utilizzasse, che non vuole mettere il fiore, chiaramente penso che un 50 grammi dovrebbero bastare. Io trovo che sia più carino col fiore, sapete che io amo i fiori e quindi l'ho messo anche su questo scaldacollo collana. È molto grazioso. Ho preferito farlo appunto con questa lana perché magari l'abbino al maglioncino che ho fatto, e poi vedremo se magari faccio anche un cappellino da abbinarci sempre con questo tipo di lana, in modo da fare comunque il completo. Spero vi piaccia anche questa idea, vi lascio il tutorial. Ok, allora per cominciare iniziamo ad andare a mettere su 10 catenelle e nel primo giro andiamo a fare 9 maglie basse, quindi andiamo a vedere subito di iniziare con fare la nostra asola, iniziale insomma, dopodiché andiamo a fare appunto 10 catenelle, quindi 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andiamo nella nona catenella, quindi saltiamo questa, andiamo nella seguente e andiamo a fare la nostra prima maglia bassa. Una, nella prossima catenella vado a fare la seconda maglia bassa, 2, nella prossima catenella la terza, quindi lavoriamo una maglia bassa in ogni catenella. Andiamo a fare la quarta, la quinta, la sesta, la settima, l'ottava e nell'ultima catenella andiamo a fare la nona maglia bassa, quindi saranno 9 maglie basse. Andiamo a fare il secondo giro. Andiamo a fare così: andiamo a mettere su una catenella per alzarmi e altre 3 catenelle per il nostro motivo, quindi faccio una catenella, poi ne faccio altre 3, 2 3 4, in totale sono 4 catenelle. Per fare il mio motivo cosa faccio? Prendo il filo, salto 1, 2, 3, quindi vado nella terza, lascio questa libera e vado a fare il mio motivo nella terza, entro, prendo il filo, esco e tiro. Ora riprendo il filo, rientro ancora sempre nella stessa catenella, aggancio il filo, esco e tiro, e sono 2. Vado a fare la terza volta, quindi prendo il filo, entro nella catenella, aggancio, esco e tiro. A questo punto prendo il filo e esco da tutti i punti, piano piano, in modo da non perdere il lavoro che abbiamo fatto, e finalizzo con una catenella. Adesso rifaccio la stessa cosa, metto su altre 3 catenelle, una l'abbiamo già fatta per finalizzare, quindi 1, 2, 3, prendo il filo, salto 1, 2 e vado nella terza catenella. Io prendo il filo, lo aggancio e tiro 1, prendo il filo, rientro, aggancio il filo, esco e tiro 2, prendo il filo, rientro nella catenella, aggancio, esco e tiro, prendo il filo ed esco da tutti i punti e finalizzo con una catenella. Di nuovo faccio 3 catenelle, una l'abbiamo già fatta, quindi 1, 2 e 3. Noi lavoreremo sempre nella terza catenella, la prima che abbiamo lavorato per chiudere il lavoro non la useremo, quindi prendo il filo, entro, salto 1, 2, vado nella terza catenella, vado a fare tutto il mio motivo, prendo il filo, esco e tiro, prendo il filo, entro nella catenella, lo aggancio, esco e tiro 2, prendo il filo, rientro nella catenella, aggancio, esco, prendo il filo e lo tiro, prendo il filo e vado a chiudere il mio lavoro uscendo da tutti i punti e finalizzando con una catenella, e si stanno formando questi punti puff. A questo punto andiamo avanti a creare queste catene, questa lavorazione per 65 non motivi ma centimetri. Quindi noi prendiamo il nostro metro, un attimo solo che io prendo il mio, e praticamente andiamo a lavorare questa cosa prendendo la misura in questa maniera. I 65 centimetri deve essere presa anche i 9 punti di lavorazione, quindi noi prendiamo il nostro punto e lo mettiamo in questa maniera. Dopodiché la misura in questo momento sono 13 centimetri, noi andremo avanti a lavorarla fino ad arrivare a 65 centimetri. Quando arriviamo a 65 centimetri ci fermiamo, perché vi dico dopo vi dirò anche quanti motivi ho fatto io, quanti puff ho fatto, ma è importante la misura perché nel momento in cui io so che 65 centimetri è la misura che voglio, voi potete utilizzare questa per fare questo collo, diciamo collo collana, con qualsiasi tipo di lana o cotone, che sia più grande o più sottile. L'importante è che poi voi abbiate questa misura e sappiate che dovete arrivare sempre a 65 cm, perché la mia lana potrebbe essere più grossa della vostra o più piccola, e quindi la misura del numero dei puff che io vado a fare non sarebbe abbastanza per la vostra lavorazione. Quindi prendete la misura di 65 cm e non basatevi sul numero di puff, che dopo vi dirò quanti chiaramente ne ho fatti. Scusate, la telecamera non ha registrato, quindi sono andata avanti, adesso ricomincio per farvi vedere quello che ho fatto. Allora, 65 centimetri a me risultano 29 motivi, a voi potrebbero risultare di più o di meno in base al tipo di lana che avrete utilizzato. In questo caso saranno 29 centimetri. A questo punto c'è 29 motivi, andiamo a contarli insieme così capite meglio. Allora sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 29 motivi. A questo punto tenete diritto il vostro lavoro in modo da posizionare a cerchio il lavoro. Fate così: prendete la parte finale del lavoro e andate praticamente nella prima maglia bassa che avete lavorato, della parte opposta chiaramente, entriamo nella prima maglia e facciamo una maglia bassissima. Vedete che l'inizio del lavoro è da questa parte, quindi questo è importante capirlo, dove c'è questa codina, perché dopo il lavoro lo riconoscete da questo punto. Adesso vi spiego perché. Allora, questo giro, il terzo giro, noi andremo a fare il terzo giro, andiamo a fare altri 29 motivi, perché i motivi saranno sempre 29, cioè i punto puff, no? Saranno sempre 29 per ogni giro che andremo a fare, in modo che la collana rimane sempre tutta uguale. Cosa facciamo? Facciamo una catenella per alzarci, come abbiamo fatto prima, e poi ancora 1, 2, 3, prendo il filo e andiamo a fare il nostro primo puff, quindi andiamo sempre nella 1, 2 e nella terza catenella. Nella terza catenella noi andiamo a fare il nostro punto puff, quindi esco, faccio 1, prendo, vado a fare il secondo punto tirando sempre e vado a fare anche il terzo. Ricordatevi sempre che la prima catenella non va utilizzata, ok? Tiriamo, prendiamo il filo e chiudiamo il nostro punto puff con una, finalizzandola con una catenella. Adesso andiamo a fare 1, 2, 3 catenelle, andiamo sempre nella terza, 1, 2, 3 e andiamo a fare il nostro punto puff. Tiriamo, andiamo per la seconda volta nella catenella, tiriamo e andiamo per la terza volta sempre nella stessa catenella. Tiriamo e chiudiamo il nostro punto puff e la finalizziamo con una catenella. A questo punto andiamo a ripetere questo per i nostri motivi, quindi per 29 motivi in questo caso. Voi andrete a farlo per il numero dei motivi che avete fatto voi per il vostro collo collana. Dopodiché vi faccio vedere come chiudere. Ok, fatti i 29 motivi, adesso andiamo a chiudere insieme il terzo giro e andiamo a fare il quarto giro e vi faccio vedere come farlo. Allora, innanzitutto prendiamo il nostro lavoro e andiamo sempre dalla parte opposta di dove abbiamo cominciato, quindi vedete che qui c'è il nostro giro, il terzo giro, e andiamo dalla parte opposta. Dalla parte opposta cosa facciamo? Entriamo nella prima maglia bassa, ok? E a questo punto non facciamo una maglia bassissima, ma andiamo a fare una maglia bassa nella prima maglia bassa. Vedete che noi abbiamo qui il filo dove abbiamo cominciato. Quando noi abbiamo il filo da questa parte, quindi dalla parte nostra a destra del nostro lavoro, noi andremo a fare sempre il giro che stiamo per fare. Quando abbiamo questo filo di qui dobbiamo andare sempre a fare maglie basse, quindi andiamo a fare 9 maglie basse. Una l'abbiamo già fatta, adesso andiamo a lavorare la seconda maglia bassa, andiamo a lavorare la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima, l'ottava e la nona qua dentro. Vedete? Quindi quando abbiamo il filo a destra noi dobbiamo tornare indietro con maglie basse, quindi chiudiamo il giro che abbiamo finito di fare nella prima maglia bassa con una maglia bassa e poi facciamo le altre maglie basse. Poi una volta che abbiamo fatto questo giro, quindi tutte maglie basse, andiamo a fare il quinto giro. Il quinto giro andiamo a ripetere praticamente i 29 motivi, quindi andiamo, facciamo una catenella per alzarci e poi 1, 2, 3, prendo il filo, entro nella terza catenella, 1, 2, 3, entro, prendo il filo e tiro 1, prendo il filo, entro, tiro 2, prendo il filo, entro e tiro 3, prendo il filo, esco da tutti i punti e finalizzo con una catenella. A questo punto andiamo a fare una, due, 3 catenelle, entriamo nella terza catenella e andiamo a rifare di nuovo il motivo. Finalizzo con una catenella e il quinto giro praticamente andiamo a fare appunto 29 motivi. Dopodiché, finiti i 29 motivi, andremo a ripetere il quarto e il quinto giro, quindi ripeti il quarto, che è il quarto giro, è quello delle maglie basse, perché noi dopo cosa facciamo? Andiamo a chiudere da questa parte il lavoro, ci ritroveremo da questa parte, ci ritroveremo di nuovo il filo corto dell'inizio del lavoro, quindi dobbiamo andare a fare le maglie basse e quindi ripetiamo il quarto e il quinto giro per tot, che poi vi dirò le volte che io ho ripetuto il quarto e il quinto giro, perché ancora non l'ho fatta, lo sto facendo anche con voi per la prima volta, quindi noi andiamo a ripetere il quarto e il quinto giro ogni volta. Adesso andiamo a ripetere, quindi fare 29 motivi per il quinto giro e dopo ricominciamo ancora. Magari per il quarto giro voi non dovete fare altro che, quando finite i 29 motivi, andare di qua, lavorare, ve l'ho detto, una maglia bassa nella prima maglia bassa e poi lavorare in totale 9 maglie basse, quindi la prima la lavorerete per chiudere il giro, quindi la lavorerete subito e poi ne farete altre 8, quindi le 9 maglie basse andranno sempre rilavorate 9 maglie basse, non devono diminuire, non devono aumentare e ogni volta ripeto che vi trovate poi a chiudere da questa parte dove c'è il codino, voi andate a fare il giro di maglie basse per poi rifare una catenella più 3, rifare i 29 motivi, ritornare da questa parte, fare la prima maglia bassa per chiudere il giro e poi altre 8 maglie basse. Questo sempre per il numero di volte che vi volete, per lo spessore della collana, quindi quello lo potete decidere anche voi da soli tranquillamente. Io in questo caso adesso andrò avanti per un tot di giri, poi vi dirò quanti giri ho fatto in totale. Ok, una volta che avete deciso che siete arrivati all'ultimo giro della vostra collana, quando arrivate praticamente sempre dalla parte che dovete andare a chiudere e dopo fare chiaramente la fila di maglie basse, invece di andare a fare la fila di maglie basse noi andremo, vedete che io sono proprio qua in chiusura, andremo a fare nella prima maglia bassa una maglia bassissima per chiudere chiaramente il lavoro, tiriamo e andiamo poi a tagliare il filo. Ora dobbiamo andare semplicemente a nascondere i due fili col lago e il vostro scaldacollo è terminato. Adesso non so se farò un video prima o dopo questo, non so se pubblicherò, insomma quale dei due pubblicherò per primo. Comunque adesso andremo a fare il fiore e poi pubblicherò anche il video del fiore che userò per fare questo collo collana. Però per quanto riguarda questo collo è terminato. Adesso vi dico anche quanti giri ho fatto io, basta andare a contare da un lato chiaramente le file, diciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no scusate ne ho persa, allora sono, si erano accavallate, quindi ho perso un attimo il filo, allora 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 19, 19 giri, quindi io ho fatto in totale, andiamo a scriverlo, sono 19 giri. Ok, detto questo, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se lo rifate, fatemelo vedere nella mia pagina Facebook, commentate sotto questo video se il video vi è piaciuto e cliccate un mi piace. Un bacione e al prossimo tutorial.